Ciao a tutti amici di 100 Geek, oggi dopo qualche tempo torniamo a occuparci di giochi. Nello specifico abbiamo pensato di recensire FIFA 12 che da qualche giorno è disponibile su Android Market o Google Play Store che dir si voglia. Prima era un'esclusiva di Xperia Play, finalmente questa esclusiva è venuta a me, quindi possiamo giocarlo su tutti i device, smartphone e tablet, o quasi. Come vedete, il test lo faremo su Galaxy Nexus. Dico subito che il gioco è veramente molto ben curato, molto ben realizzato. E a testimoniare di questo, ci sono i dati di gioco che sono ben 1,2 GB, che vengono scaricati al primo avvio sulla memoria interna o sulla SD. Gioco che permette una buona, personalizzazione. Vediamo ad esempio il menu delle impostazioni, possibilità di ovviamente decidere la durata dei tempi, la difficoltà, ovviamente il regolamento di gioco. Abbiamo le opzioni video, quindi possiamo ad esempio impostare la telecamera come vogliamo. Abbiamo ovviamente le opzioni audio, inclusa la telecronaca che però è in inglese. E poi abbiamo i comandi, possiamo decidere se li vogliamo semplificati o meno. Io ho messo semplificati perché poi è un paio di giorni che ci gioco, quindi non sono molto bravo. C'è anche il settaggio per i mancini, quindi praticamente dal punto di vista dei controlli è molto ben curato, si adatta un po' a tutti. Come vedete abbiamo anche i trofei, gli obiettivi da sbloccare, possiamo rivedere i replay. Abbiamo varie modalità di gioco, ad esempio la sfida giornaliera, il calcio d'inizio in pratica è la partita veloce. Abbiamo ovviamente le modalità di gioco, nel senso le competizioni che sono campionato, coppe, e ce ne sono ben 22 di competizioni, tantissimi paesi, ben 15.000 giocatori inseriti nel database di gioco. Ci sono sia squadre di Serie A e Serie B per ogni paese, almeno per i campionati, diciamo per i paesi dove il calcio è molto importante, come Spagna, Inghilterra, Francia, Italia, Germania e alcuni altri. Facciamo subito una partita veloce, calcio d'inizio, vedete come i menu sono comunque molto curati. Scegliamo sempre una squadra a caso, ad esempio prendiamo il Pescara come avversario. Vedete come la cura è molto buona, dei menu, grafica veramente ottima perché comunque abbiamo texture ad alta definizione, la risoluzione è molto elevata, giocatori che sono gli stessi delle controparti reali, che sono perfettamente riprodotti. Vedete come gli stadi anche sono molto ben riprodotti, anche essi, quindi molto molto ben fatto il comparto grafico. I classici comandi, abbiamo dalla sinistra il D-pad, sulla destra abbiamo i tre pulsanti passaggio, scatto e tiro, che poi diventeranno contrasto, scivolata ed altro nel caso di fase difensiva. Comunque proviamo un po' a fare una partitina, poi vediamo un po' come gli altri comandi. Ad esempio noi possiamo, anche volendo decidere di passare un giocatore, poi cliccando sul giocatore, oppure possiamo decidere di far scattare un giocatore senza palla proprio facendo uno slide orizzontale, uno slide. Ecco qui, gol. Se clicchiamo due volte su lo schermo, su una qualsiasi parte dello schermo, mentre abbiamo la palla, praticamente possiamo, diciamo, cimentarci in abilità un po' speciale, esempio. Ops, mi sono smentito, ecco, vedete. Tenendo premuto un po' un pulsante possiamo calibrare la potenza, il tiro, il passaggio. Facendo uno slide, diciamo, sul passaggio possiamo anche uno swipe, slide, come dir si voglia, possiamo anche far
fare un passaggio filtrante, ad esempio, vediamo se ce la facciamo in questo modo. Comunque vedete, la grafica scorre molto fluida, molto bella. Adesso usciamo, praticamente abbiamo visto un pochino il gameplay, quindi gioco veramente molto molto bello. Devo dire che i comandi sono piuttosto intuitivi, anche se però sono abbastanza avanzati, nel senso che comunque se vi impratichite potete fare veramente tante belle azioni di gioco. Poi c'è da dire che il gioco è molto curato, oltre dal punto di vista grafico, anche dal punto di vista, diciamo, delle animazioni, della fisica, diciamo, del pallone. A mio avviso è il miglior gioco di calcio ovviamente disponibile su Android. Possiamo confrontarlo col PES 2012, con Real Football 2012. Senza dubbio il lavoro di EA è molto ma è maggiore rispetto a quelli, diciamo, dei concorrenti, molto più importante. E quindi se cercate la simulazione un po' per eccellenza, sempre parlando ovviamente di smartphone, secondo me FIFA 12 è il migliore. C'è questa eterna lotta un po' con PES 2012. Secondo me PES 2012 è meglio nel caso cercate un gioco di calcio più immediato, un po' meno simulativo, diciamo così, e un pochino più immediato per quanto riguarda il divertimento. Però se siete appassionati di calcio, secondo me FIFA 12 vi piacerà tantissimo, e soprattutto è un gioco super consigliato, uno dei giochi migliori disponibili sul market. Quindi costa 3,99 euro, anzi, attenzione perché costa sui 4,50-4,70 euro. Non so perché sul market viene mostrato con il senza IVA, quindi fate un pochino attenzione a questa cosa. Comunque sono soldi ben spesi, e quindi buona giocata, diciamo, a FIFA 12. Se vi piace il calcio sicuramente non resterete delusi. E con questo è tutto, vi rimando quindi alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek.